Salve a tutti amici, sono Emiliano Babilonia. Ieri sera, 25 giugno 2015, sono stato manipolato con il blocco della memoria temporanea attraverso il sistema Manchurian Candidate. In collegamento neurale in elettroencefalografo transcranico che opera per la manipolazione totale del cervello e per la manipolazione totale dei ragionamenti visivi, ragionamenti indotti, ragionamenti deduttivi, frequenze di dipendenza forzate, frequenze del desiderio e gravissime patologie relative a nervosismo, cambi di personalità, cambi di umore e tanto altro. Ieri stavo andando a casa, hanno pilotato circa 300 persone, il quale queste 300 persone cascate in narcolessia, in ipnosi, mi hanno telefonato. La cosa anomala è successa che all'improvviso all'interno di questo posto sono accadute delle anomalie, interruzioni di corrente elettrica, interruzioni delle linee telefoniche, molto semplice, il satellite surriscalda il magnetotermico attraverso l'arma di energia diretta in scansione sintetica, attraverso la telecamera olografica che vede a raggi X all'interno del locale, e il magnetotermico si surriscalda e scatta in continuazione l'interruttore. Le linee telefoniche ancora più facile, chiamano i reparti operativi speciali dei guastatori di Roma, immediatamente bloccano i numeri di codici delle comunicazioni telefoniche e la linea risulta isolata e il giochetto è fatto. Poi aumentano il surriscaldamento all'interno del locale, aumentano le forti frequenze a pressione satellitare in arma di energia diretta nell'elettroencefalografo transcranico con l'aumento dei campi elettromagnetici che penetrano all'interno del cervello e poi mettono depressione, le frequenze simulate della depressione sparate nel cervello delle persone, dipendenza, desiderio e poi gravissime patologie. A me ieri hanno fatto questi esperimenti, pensate che mentre stavo andando a questo locale, per strada hanno bloccato il semaforo, i reparti operativi speciali possono manipolare qualunque tipo di centralina ad interazione logistica satellitare e ad interazione logistica dei reparti operativi speciali, che può cambiare il corso del semaforo, i semafori possono diventare rossi, arancioni e verdi a loro piacimento. Hanno bloccato il semaforo, l'hanno fatto diventare rosso, hanno fatto comparire nei miei occhi un sistema olografico che indicava una sovrapposizione di frequenza a blocco cerebrale deduttivo in quell'area, nelle vicinanze del locale, a 300-400 metri dal locale. Io non avevo più patologie, non avevo più dipendenze, non avevo più esaurimento nervoso, non avevo più nessun tipo di malessere, ma guarda te, invece se mi allontanavo dal locale incominciavo ad avere gravi patologie, bruciori, malesseri, frequenze di disturbo, perdita della vista, e quindi volevano effettuare la sperimentazione del collaudo dell'arma di energia diretta in elettroencefalografo transcranico che manipola la mente delle persone in un'area logistica molto vasta. Questi sono reparti operativi dei servizi segreti esterni coperti da alti ufficiali di Roma, perché non ce l'hanno i vigili urbani se tecnologie. Hanno iniziato il collaudo, l'attestazione delle frequenze. Già all'interno del locale si sentivano male molte persone con gravi disturbi e gravi patologie, cambiamenti di personalità, cambiamenti di umore, cambiamenti di deduzione cerebrali. Sono successe anche molte cose anomale in seguito. Siccome io ho scoperto questo tipo di tecnologia che porta le persone alla morte cerebrale e loro
loro mi ritengono un testimone forse scomodo, ma nello stesso tempo un rilevatore cerebrale di anomalie e frequenze delle alte tecnologie in elettroencefalografo transcranico a frequenza a pressione elettromagnetica. Ovviamente le sperimentazioni con l'audio sono proseguite. Al cambio del turno delle ore 21, i reparti operativi sperimentatori collaudatori hanno rimanipolato tutte le frequenze e mi hanno creato interazione fortissima al desiderio a bere una birra. Immesso il canale dell'ipnosi nel surriscaldamento cerebrale delle frequenze delle manipolazioni, il desiderio attraverso la manipolazione delle frequenze cerebrali, sono state cambiate tutte le mie frequenze e con il desiderio a bere una birra mi sono praticamente rilassato attraverso il sistema di simulazione, attraverso il sistema di manipolazione, attraverso il sistema di interazione cerebrale. In poche parole, ieri sera ero diventato un Manchurian Candidate. Oggi l'Italia, che può arrivare con i satelliti anche nei luoghi dove oggi ci sono stati gli attentati terroristici, se riescono a pilotare a me, potrebbero pilotare con i satelliti i Manchurian Candidate, terroristi kamikaze. Però i carabinieri in Italia vedono quello che cazzo gli pare, la finanza in Italia vede quello che cazzo gli pare e la polizia purtroppo ha le mani legate e non può operare senza il benestare delle forze armate attraverso il sistema avanzato della sopravvisione delle alte tecnologie date in mano a nazisti travestiti da militari. Ovviamente queste persone che operano attraverso il collaudo, la sperimentazione e le manipolazioni cerebrali hanno molto reddito se succedono attentati, hanno molto reddito se si suicidano le persone anomalmente e danno causa di questo suicidio alle alte tecnologie. È tutto uno scopo di vile denaro, è tutto uno scopo per vendere i satelliti spia alle forze armate di tutto il mondo. Ovviamente la vendita di questa tecnologia o la vendita delle frequenze dell'elettroencefalografo transcranico non costa certo 1.000 euro, ma parliamo di centinaia di miliardi di euro, perché si parla di una rete di satelliti che opera con il sistema GPS in banda militare e opera attraverso tecnologie transcraniche che possono essere utilizzate per lo spionaggio mondiale o per la manipolazione deduttiva del ragionamento diretto attraverso i sistemi delle alte tecnologie in concomitanza a determinate patologie, determinati cambi di ragionamento, determinati cambi deduttivi neurali e di dipendenza. Tutto questo ovviamente ha uno scopo di far guadagnare le massonerie, di far guadagnare il braccio armato degli illuminati e di far guadagnare società che operano con il bene placido di chi opera con le alte tecnologie. E fatalità, a queste società non viene mai fatto un controllo della finanza, non viene mai fatto un controllo da polizia e carabinieri, ma guardate che strano. Ovviamente oggi 26 giugno 2015 le SS continuano ancora con i lavaggi del cervello, con le torture, con le manipolazioni indotte all'interno dei centri nervosi. Io questa notte ho fatto delle registrazioni e l'avevo detto,
se voi non mi lasciate stare domani mattina, che ho da fare, io incomincerò i nuovi video e porterò le nuove denunce al tribunale. Loro dentro i laboratori fanno sempre finta che un sistema è in automatico, ma si sa perfettamente che loro stanno dietro dei multimonitor e vedono le mie frequenze fisiologiche attraverso i programmi dati dal loro direttore generale e dall'equipe medica del direttore generale, che sperimenta queste frequenze nei laboratori e poi le attesta sulle cavie umane nel territorio nazionale italiano. E nessuno vede niente, la polizia non vede niente, i carabinieri non vedono niente, la finanza non vede niente, l'esercito, la marina e l'aeronautica non vedono niente. Ma guarda che strano, questa è una cosa strana, che nessuno vede niente. Chissà quante mazzette vengono pagate dai soldi dello Stato, cioè dai soldi nostri, tutte le mazzette che vengono date a ste persone per non vedere, non sentire niente. Come gli attentati di Falcone e Borsellino, come il sequestro dell'onorevole Aldo Moro e tantissime altre anomalie in Italia che nessuno vede niente. Ma guarda che strano, veramente è una cosa strana. Però il 10 febbraio del 2001, quando sono intervenuti a Piramide i carabinieri, avevano visto tutto, avevano sentito tutto e sapevano tutto, e sapevano addirittura che una terza persona aveva preso 300.000 lire al bancomat la mattina. Ma guardate che strano, ma guarda che strano. Però degli attentati di Falcone e Borsellino non hanno visto niente nessuno. Il sequestro dell'onorevole Aldo Moro, nessuno vedeva niente. E a me tutte le notti mi vedono dentro casa con le telecamere a scansione sintetica dal 1973 per l'esattezza. Ovviamente la sperimentazione del collaudo è andata avanti tutta la notte, non mi hanno fatto chiudere occhio un secondo. Stanotte addirittura mi sono arrivate delle telefonate con persone che venivano pilotate attraverso il controllo cerebrale a distanza e che dicevano cose anomale per telefono. E fatalità, mi facevano sentire l'effetto di risonanza del suono, della sovrapposizione, dell'ascolto in analogico attraverso la registrazione dell'intercettazione telefonica. E allora io oggi subito ho fatto i video e li ho subito pubblicati, così la mia testimonianza fa proprio capire che sono stato pilotato attraverso il sistema del controllo cerebrale a distanza in elettroencefalografo trascranico. Non mi fanno dormire per una settimana, 10 giorni, e poi durante il giorno mentre cammino mi creano il sonnambulismo, l'ipnosi, la narcolessia, in modo che io non capisco più niente di quello che accade. È come se ho un colpo di sonno continuo, ho amnesie continue, ho perdita di memoria continua. Mettiamo il caso che queste frequenze le mettono su dei presunti terroristi, che stragi che farebbero in mezz'ora. Mettiamo il caso che queste frequenze le mettono all'interno di una base militare, su i piloti o le persone che operano per il lancio missilistico di testate nucleari. Oppure queste frequenze le potrebbero mettere su dei piloti di aerei di linea che perdono la capacità di intendere e di volere e si schiantano addosso alle montagne. Oppure possono mettere queste frequenze su carabinieri, poliziotti e finanzieri o sui loro figli, si addormentano
e qualcuno pilota con il sistema ipnotico narcoletico le loro braccia e si risvegliano quando sono già belli che morti. Un saluto a tutti, amici da Emiliano Babilonia, cavia umana.